Il tribunale da lettura del dispositivo. Siamo soddisfatti per questa sentenza, naturalmente precisando che comunque si tratta di una sentenza di primo grado e insomma sarà, speriamo, confermata anche nei prossimi gradi di giudizio. Per il resto comunque siamo soddisfatti evidentemente, perché semplicemente perché è stata confermata, insomma, le nostre indagini. È una sentenza che conferma quello di cui si sta parlando ormai da tanti anni, e cioè che non ci trovavamo di fronte a semplici fatti di bullismo, che non erano casi di criminalità spicciola, che non erano ragazzate, ma che ci trovavamo di fronte a criminalità organizzata di stampo mafioso. Il fatto che le istituzioni in questi anni abbiano inteso con dichiarazioni pubbliche sminuire questi fenomeni, il fatto che le istituzioni non si siano costituite parte civile quando avrebbero potuto, beh, oggi francamente devo dire che politica e istituzioni non ci fanno una gran figura. Credo che, come ho già detto, non dobbiamo più perdere occasioni come queste, cioè la politica e le istituzioni devono dichiarare a gran voce, devono avere il coraggio di dire a gran voce che noi siamo contro ogni forma di criminalità, ma che in particolar modo noi facciamo tutto quello che si può fare per contrastare le mafie, ma bisogna dirlo e poi farlo con atti concreti, e quando si fanno dichiarazioni pubbliche bisogna essere molto cauti nel farlo. Quindi io credo che oggi questa sentenza deve indurre istituzioni e politiche ad un cambio di passo su questi temi.